Bentrovati, bentrovati. Che bel giovedì. 4 giorni 6 punti, non è male, diciamoci la verità, insomma, era quello che poi in effetti ci aspettavamo. Adesso magari siamo a -8, dice, ma tu stai sognando? No, ma non mi costa nulla sognare, pensare a un paio di capitomboli, che si sa, il pallone è quello. Se trovo uno che mi giura sulla propria vita davanti a Dio, se mette lì e dice guarda che la Roma non può mai fare una cosa del genere, me lo giura davanti a Dio, io gli stringo la mano, ma ne voglio vedere uno bello coraggioso, perché laddove ci sono le cose rotonde può succedere di tutto. La Roma sta facendo un campionato straordinario. Straordinario perché senza aiuti è là dov'è, e sarebbe stata molto più in alto se questi signori con il bastone bianco che circolano sui campi di calcio avessero avuto, insomma, un attimo di amor proprio e avessero visto le cose nella maniera giusta anziché per altre maniere. Però quello che è importante e trovare una Roma convinta, una Roma determinata. Nessuno si ricorda più che sono già qualche settimana che manca Strootman. Stiamo vedendo una Roma straordinaria, chiunque entra dà il fritto. Questo è chiaramente merito del lavoro di gruppo, è merito dell'allenatore, è, a mio modo di vedere, anche merito ovviamente di Pallotta, è merito di Baldissoni, è merito di Sabati, è merito di tutti quelli che stanno in qualche modo portando questa nave in un approdo tranquillo e sereno, sapendo che il prossimo anno ci sarà la Roma che ha portato a 9 punti la sua differenza punti su un Napoli che ancora, non so se c'è qualche, cioè se uno parla che sta a 9 punti, che può arrivare a secondo, figurati noi che stiamo a 8, se io non posso vincere il campionato 3 volte, signor Romita, questa qui è una questione proprio la di numeri, e la valissiana, quanto è abbronzato, dove hai preso il sole? Sono andato qua, sono rimasto chiuso dentro, e che non lo so, lo immaginavo, lo immaginavo con tutti questi fari, qui siamo, dobbiamo proprio ci lasciamo andare. Adesso, al di là di questo qui, devo dire francamente che questa è una Roma che ti fa gonfiare il cuore, che ti dà l'orgoglio di vederli giocare, una squadra che gioca bene come la nostra, io in Italia non la ricordo. Guardate che il Parma è una signora squadra, la Roma 82 minuti l'ha praticamente ridicolizzati, come ha fatto ogni qualvolta è scesa in campo con l'idea di giocare, ogni qualvolta c'è stato il capitano, la luce. Perché poi, sai, i numeri servono anche a questo, a dirti che con il capitano c'è un altro modo di intendere il gioco del pallone. Speriamo che Dio ce lo salvaguardi per i prossimi 2-3 anni, se non di più. Ci attacchiamo alla provvidenza. Noi lo chiediamo al Signore, proteggi la Roma. Proteggi la Roma che non si faccia male, che continui ad avere la determinazione che ha dimostrato fin oggi. Ecco, di questo ha bisogno la Roma, di cose positive, di quella gente straordinaria che va a Reggio Emilia e riempie interamente la curva di pertinenza, quelli che hanno riempito lo stadio ieri, quelli che riempiranno Cagliari. Ecco, noi siamo gente differente, io lo voglio dire senza nessuna vergogna, anzi sono orgoglioso di questa gente che è in grado di fare delle cose che gli altri non riescono neanche a immaginare. Queste sono cose da Roma. E non è finita qui, ne parliamo subito dopo. Intanto vi passo a presentare gli ospiti. Stefano Romita, vice direttore del Romanista. La nostra, la mia amica Chiara Ivone di CorrieregialloRosso.com. Il fantastico, straordinario, troppo, immenso, mega galattico. Troppo grazie. Renato Iannilli. Ciao, è la ora. Il grande, unico, Lamberto Leonardi. Grande Lamberto. Vabbè, io lo concedo. Devo dire che mi ha emozionato più che la rincorsa sopra le transenne da parte di Taddei, ma quel suo modo di correre dietro al pallone ancora prima di fare il gol, ancora prima di tante cose. Vedere sto ragazzino, no? Che fa delle cose fantastiche dopo essere stato messo per ovvie ragioni da una parte, poi chiamato, ha detto ci sono anch'io, Rodrigo Taddei. Mamma mia ragazzi, veramente emozionante. Lamberto Leonardi. Mi sono emozionato pure io, ieri mi sono emozionato veramente. Questa è, guardate, questa è la cosa
È bella, no? Credo perché che per me quella è la seconda giovinezza di questo ragazzo, veramente sì, eccezionale. Sono contento. Basta per dire il gol che ha fatto fare al coso, mi chiama lì, a Bastos, che ha recuperato quel pallone, gliene ha tolto proprio con eleganza. Ma posso e ha fatto dirti il secondo anche che mi sono. Dicevo che questi qua stanno a fare, mo si mettono a piangere, no? Un par de ciuvoli, io la verità. Ve magno vivi, era per dire che io mi sono emozionato anche a Maicon quando a 10 dalla fine correva appresso a tutti, porca ma. Oh. Sì, sì. Mi sembrava il mio, i miei Rottweiler. Dico, mo lo mozzica, prende qualcuno lo deve mozzicare. Incredibile. A 10 minuti dalla fine questo correva come un treno. È stato sì. È straordinario. È naturale. Ce l'abbiamo quell'azione da poter far vedere, ecco, non so se ce l'abbiamo, dopo. No. Per far vedere quello che è stato in grado di fare, questi sempre 0-0, non è che vi stancate tanto, no? Non si sa mai, non è che non si sa, il pallone è rotondo, non è niente di più, niente di meno. Buon. Francesca, Michela, Luca Benini, che questa sera inizierà a presentare delle pillole di cabaret, poi chi vorrà lo andrà a trovare al suo teatro dove agisce, dove lavora alacramente dalla mattina alla sera. Non so quante vite c'hai, ma quante vite c'hai? 18, io non lo so, ai 4 della mattina e al Van Gogh lì a via Daniela Sacchetti. E poi tutto il giorno, francamente, straordinario. Adesso ok, ho presentato no. Tutto. Ciao, come stai Erika? Tutto bene? Ciao. No, vediamo se lo fa apposta. Monica, ciao Monica al telefono. Monica al telefono. Non lo dico. Eleonora, tutto bene? Benissimo, sempre al 100%. E qui c'è lei, una delle donne più belle in assoluto che abbiano mai messo piede in una trasmissione televisiva. Monica Cattaneo! Bella mia, è la verità, io ce l'ho e me le tengo strette. Chi è che c'ha queste cose qua? Ce l'ho solo io. Ma il cantore, ce l'abbiamo solo noi. Sei scordato del cantore. Cantore, eccolo. Bravo! Come stai? È quasi pronto. Mo perché stasera non c'è Mirigliano, perché sennò vedevi che succedeva. C'è stato, l'hai visto? Piero Mirigliano! Il cantore e cantante delle cose romane e romaniste. Numero 400 e rotte mila visualizzazioni Totti del capitano. 410.000 e rotte. Vabbè, molto allargato, le rotte. Vuole dire anche gli spiccioli. Anche i rotti. Come stai Eleonora? Pure i rotti. Benissimo, sempre al 100%. Diamo un saluto a tutti quelli che ci seguono, tra breve avranno i numeri anche per poter contattarci, per telefonare, per mandare i vostri messaggi. Dico bene, un grande grazie a Pietro, alla regia qui a destra, a Leodoro, insomma a tutti quanti. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo. Che è qua a fare la 2, 3, 4? E allora, rientriamo volando. Caro il mio Stefano Romita e amici, allora questa Roma che francamente dà segni di grande forza, di grande stabilità, di grande orgoglio, di grande volontà, perché poi questa è la realtà, adesso lasciamo perdere poi le chiacchiere, non so come si andrà a finire con Pjanic, se la Roma deciderà di tenerlo, è chiaro che se poi ti fanno un'offerta che non puoi rifiutare, perché Pjanic, non tanto lui, perché il ragazzo io l'ho sentito nell'intervista, mi è sembrato molto, molto onesto, molto, con molto desiderio di rimanere qui, poi c'ha il procuratore, c'ha il padre, c'ha il nonno, c'ha lo zio, e magari lo convinceranno che converrà andare da qualche altra parte a prendere più soldi, può succedere anche questo. Se succede questo è da preoccuparsi più di tanto, perché magari Sabatini ha dato già modo di far vedere che può mettere delle toppe, come è successo per Marchigno. Abbiamo visto che Benassia è stato all'altezza della situazione, ci dobbiamo preoccupare, è una perdita. Come la vedi tu questa situazione della Roma? Io credo che non ci sia e non ci sarà problemi. Questo è quello che ha detto anche lui. Per tenere Pjanic, perché dar via Pjanic sarebbe da pazzi. No, sarebbe da pazzi se tanto più volessero veramente prendere Pastore a 5-6 milioni l'anno, no? Perché è proprio la pazzia. Pastore fa un altro gioco rispetto a Pjanic. Non esiste, uno può avere senz'altro Pastore nel cuore e anche volerlo. Anche a me non dispiace affatto, ma è un altro gioco e non credo che non sia paragonabile con questo. Adesso abbiamo visto il gol in Coppa, vabbè, ma insomma
È un'altra cosa il gioco di Pjanic. Comunque, ai calciatori che pensano di andare altrove e svoltare la... No, io dico, guarda Marchinho che fa panchina. Sì. Guarda Mancini quando se n'è andato a Milano. Sì, come sembra che sono io poi vittime di iatture terribili. Che Pjanic nella Roma ha dimostrato al mondo che è un grande campione, un grande calciatore. Penso che continuerà a dimostrarlo nella Roma. Ci abbiamo la Champions, dove? Io credo. C'hai fare puntate. Noi dobbiamo essere onesti con la gente, come abbiamo sempre fatto. Sì. Secondo me, se dipendesse soltanto da Pjanic, io ci metterei la mano sul fuoco che Miralem Pjanic rimane a Roma. Devo pensare al procuratore, al papà, ma allo zio, che tutti questi stanno lì a succhiare, richiede, cioè, vediamo, la Roma, diciamo così, deve sapere che c'ha, la Roma sa che c'ha un parco giocatori che se alza i soldi a Pjanic deve alzare i soldi anche agli altri, non tutti sono Pjanic. Allora io e quindi dico io intanto cosa. Direi ai calciatori, non mi dà a dormire cazzarola, io già t'ho visto quando voi mi stai a cannare, mi stai a lasciare solo, lo so, tieni là. Uno non fa una fatica così per costruire una squadra del genere e poi dai Pjanic perché non gli puoi aumentare. Non so quello che dirà lui, adesso sentiamo anche Chiara e Monica, però è certo che una squadra che ha dato questa dimostrazione di forza con una presidenza credo all'altezza della situazione, perché poi adesso hanno anche rifatto i 100 milioni per la ricapitalizzazione, ci sono 4-5 sponsor importanti che proprio da quest'anno incominceranno a dare i soldi alla Roma, prenderanno 30 milioni di euro soltanto con la Champions League. Posso pensare che la Roma si possa far trattare come una neofita delle grandi sfere e aver paura che qualcuno possa portargli via qualche giocatore? E poi lo chiedo a tutti quanti, come la vedi? No, intanto non vorrei più parlare di questo argomento, mancano 7 partite. Beh, e non voglio che mi distraggano il ragazzo. E questo l'hanno già fatto, però. Grazie. L'hanno già fatto, però. Allora, siccome qualcuno uscirà fuori pure in funzione di questa roba qui, e siccome non viene dall'America, ma viene da un paese dove comunque... Penso io si sia molto più coi piedi per terra rispetto ai soldi, già 25 anni, per i prossimi 5 anni quanto guadagnerà? Ma io non credo, bastano? No, credo secondo me bastano e avanza. Però la tua al volo. Ma, allora, del contratto si sta discutendo, e lo disse anche Sabatini comunque alla prima conferenza stampa, e quindi comunque si sta discutendo per il rinnovo. E sicuramente la volontà del giocatore è cambiata, poi comunque anche i risultati che la Roma sta ottenendo, quindi c'è questa possibilità di andare in Champions. Beh, più che io l'ho scritto a settembre. No, ma facciamo contenti siccome gli altri. Siccome questi di pallone non ci capiscono no, niente. No, facciamo contento gli altri, dicendo ma una volta che la Roma ha cominciato a giocare, solo un ciecato poteva non capire che la Roma stava quantomeno prima nei primi 3 posti, ma subito, poco dopo, si era capito che se c'era un avversario della Juventus è la Roma. Noi lo diciamo qui da fine settembre, posso dirlo, grande Stefano, è la verità. Vai. Quindi comunque a parte il rinnovo ci sarà, il rinnovo del contratto quello ci sarà, e poi c'è tutta la volontà da parte della società di accontentare quelle che sono le... Quello che è, se questo se ne esce fuori con 5-6 milioni chiesta, stai tranquilla che a Roma non glieli può dare, anche per quello che intelligentemente diceva lui. Poi agli altri che gli dai? Andiamo dietro... Però comunque io penso che al di là di tutto c'è anche la richiesta di Garcia che vuole che comunque il giocatore rimanga nella rosa. E poi, ma non è che si deve svenare perché non sarebbe neanche giusto, no? Questa è la realtà. Io vorrei il Pjanic che ho sentito in televisione rilasciare l'intervista anche che ha rilasciato. Poi si parla, anche perché poi si parla di questo trasferimento al Paris Saint-Germain quando comunque il Beh, Paris Saint-Germain sta guardando comunque da altre parti, compreso dei movimenti del Chelsea, quindi ci dovrebbe essere degli scambi. Quindi io aspetterei un attimo per valutare. Però io spero comunque che il contratto Pjanic rimanga qui, sì. Spero che lui sia illuminato non solo dai soldi ma anche da quello che ha qui e che non potrebbe avere da nessun'altra parte al mondo. Monica, poi te. Guarda, io ho sentito
le dichiarazioni dello stesso Pjanic, ho letto anche oggi dichiarazioni, e questo ragazzo secondo me ormai ha la voglia di rimanere qui, si sta divertendo, sta avendo dei risultati eccezionali. È ovvio che farà gola anche ad altre squadre, però è quello che per la costruzione del progetto che la Roma ha avuto, io mi auguro che questo ragazzo ci metta anche il cuore, un po' come, che prende esempio un po' da quel grande campione che è Taddei. Rimanere, sì, lasciamo poi perdere Totti, perché Totti, sì, Totti è, non si discute, Totti è la storia della Roma. Però l'ho sentito un pochino più determinato. Prima latitava un pochino, dopo il risultato di... Il problema è tutto lì. Mi auguro che qualcuno riesca a capire. Sì, però l'ho sentito io più motivato. La Mela ha fatto una fesseria, credo che se ne sarà pentita amaramente. Sicuramente. Ha voluto prendere più soldi. Sicuramente. E mo prende qualche altra cosa oltre ai soldi. Ma il suo atteggiamento è diverso. Il suo atteggiamento è diverso. È cambiato in queste ultime 2-3 partite. Non è vero. Sì. Hanno deciso di venderlo il momento che lui voleva andarsene, se no la Roma non lo vendeva. Non era questo, perché lui con Marchigno la Roma aveva sistemato diversamente. Sì, lo so, c'è, però io credo di saperla la realtà, sì, in tempi con non sospetti. Con la Mela però c'erano anche le tifoserie bella divisa, con la Mela, cosa io credo che la gente lo voleva lì, no? La Mela la tifoseria si è schierata perché la Roma lo tenesse, c'è state contestazioni pure. Sì, vabbè, poi sai, le contestazioni no, trovano tempo che trova, perché io mi ricordo le contestazioni quando è iniziata la stagione, che ci sarebbero se dai via quando Pjanic. Secondo me sì. Perché se secondo dai via me Pjanic, sì, esatto. Ma arrampico io sul muro dei Trigoria, sono convinto anch'io. Ma quello che mi spaventa però, le prendo per butade, perché nel nostro mondo ce ne so dei frescacce e dei frescaroli, è quello di dover dire in qualche maniera, intanto un abbraccio, adesso sono già arrivati Daniele Galli e Mauro Macedonio. Scusa, ma sono... Sono arrivati prima stasera. Sono arrivati prima, lo sai, cercano di prenderci in contropiede, però è così. L'ho fatto per te, l'hanno fatto, mi ha detto lo faccio per il mio direttore. Allora, che stava a dire, ma hai fatto apposta? Che è successo? Che c'è? Adesso lo chiamo, lo decidete voi. Leo resisti, dopo. Allora, stavo dicendo invece un'altra cosa, che sicuramente il modo di fare è sicuramente cambiato, però io lo vorrei ancora più nella sua parte. Certo, più determinato, perché poi pensare, dicevo delle fesserie che si sentono in giro, che qualcuno dovrebbe darlo al Paris Saint-Germain, che ti dà Pastore, che oggi piglia tra i 4 e i 6 milioni, no? Allora, se devo dare 4 o 6 milioni a Pastore, mi tengo Pjanic, bello stretto, non è che stiamo proprio alla camera del gas, anche perché 50 milioni pare l'hanno già messi via, no? Ci sono ancora? L'hanno spesi? Non mi dire queste cose. Lamberto Leonardi? Ma io dico a quest'ora, a questo punto qui, a te che se la Roma vuole fare un salto di qualità... Sì. Pjanic ce lo deve tenere, non è come l'altro anno, no? No. L'altro anno la Roma non era la Roma di quest'anno, penso, no? Per cui ha venduto la Mela, ha venduto quest'anno. Oggi come oggi, se tu vai in Coppa Campioni, che ci vai a fare se poi smembri la squadra? Perché quello è un punto fermo. Se tu la smembri in quel punto fermo... E non solo quello, perché Garcia... Garcia, quello per me è un punto fermo. Garcia, perché se togli quello lì, non lo so, ma tutto si rimedia. L'abbiamo scritto a tutto e si rimedia, però è un rimedio. No, per cui per me... Poi scusa, adesso non dico niente. Se prende 7 milioni il signor Rossi... Ah, Rossi, sì. De Rossi, prende qua la cifra. No, dai, ne prende 5 e mezzo. Sì. De Rossi, quanto prende? Scusa, 5 e mezzo. No, scusa, li possono dare benissimo anche a Pjanic, no? Se è una questione di soldi. Ma no, è una questione di allargamento. Ricominciamo. Non voglio il ragazzo, non né innervosire De Rossi. Non innervosiamo De Rossi. C'entra De Rossi. Non innervosiamo. Ma De Rossi non è tipo che sei, allora, che sei distratto. De Rossi non si discute. Tu sei pronto? Non è raggiungibile. No, perché io ho una mezza idea. Vedendo due dei protagonisti di questa trasmissione lontani da noi, io direi di anticipare. Leggiamo 2-3 sms, poderosissima Eleonora. Dopodiché andiamo in pausa, rientriamo con te.
sempre che Renato Giannilli desideri, certo, che questo avvenga. Non lo so, ha detto che non lo sa. Allora, vai. Grandissimo Taddei, dopo il gol voleva entrare in curva tra i suoi tifosi. Ha dimostrato grande professionalità ed attaccamento alla maglia. Germania da Montesacro. Brava, ancora. Napoli, che cosa volevi? Il secondo posto? Ritenta ancora, sarai più fortunato. Hai capito? Grazie e bici. Distribuiamo i grazie e bici noi, ancora uno. Ieri sera grandissimi, Totti, Pjanic, Maicon. Ma brava tutta la squadra, Paolo da Laurentino. Io sto pensando come incazzato De Laurentiis. Ieri c'era l'ultima anelito per di. No, ma ce la possono ancora fare. Sì, Sai che non ci dormo la notte io, sono proprio. Vabbè. Ancora uno. Il secondo posto è ormai nostro al 95%. E se la Juve perde qualche colpo, ci faremo trovare pronti. Che fa le onde. Cecilia 89. Bella Cecilia 89. Allora, andiamo in pubblicità, poi rientriamo con Piero Merigliano che canta. Stasera un classico della canzone romana, sì. Le mantellate. Le mantellate, quelle che durano di più. Che lui ormai mica, quanto dura? 7 minuti? Allora io canto le mantellate. E non funziona più la bellezza delle canzoni. A te va bene. Cavi, Le mantellate, ti sta a preoccupare. Lascia perdere. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo, va. Le mantellate. Sotto le suore, ma Roma so soltanto celle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta. Traste mura, ma che parla di affa, ma che parla di affa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata di un convento vecchio, sangue di paglia al posto desto letto, mezza bagnotta e l'acqua dritto al secchio. Le mantellate sotto le suore, ma Roma so soltanto celle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta dentro ste mura, ma chi parla di affà, che parla di affà, qui dentro c'è sta solo infamità. Nell'amore a più fede ci hanno detto, domenica mattina alla funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto, 100 anni che sta chiuso sto portone. Le mantellate sotto le suore, ma Roma so soltanto celle scure, tutte noi.
ci sta dentro ste mura. Ma che parlate a fa? Ma che parlate a fa? Qui dentro c'è sta solo infamità. Funziona, diciamo che non funzionano, arriva solo da una parte, stiamo tutti a lavorare, bello mio, non vi fate i nervosi, si nervosisco io e peggio, no, dico bene, sì. Allora, dov'è? Sì, lo so dov'è, che vuoi ancora? Dai, ho capito, Piero Virigliano, bravo Piero, aspetta, dici altri applausi, lo sai, l'ho viziato, lo sai. L'ho viziato, non era così una volta. Li pretendo, li voglio. Perché sei il numero uno, lo grazie, puoi fare. Antonio, grazie. Allora, intanto Daniele Galli, c'è anche Mauro Macedonio, adesso arriva, aveva da ascoltare la macchina. Era un diesel. Era un diesel. E io, la domanda che ho fatto a loro, tu l'hai percepita, sai darmene una tua idea. Lui ha detto, non mi fate nervosi Pjanic, ma non voglio che si innervosisca neanche De Rossi. Sei d'accordo che andiamo avanti fino alla fine del campionato, poi vediamo quello che succede? Certo. Facciamo? Finiamo qui, andiamo avanti fino alla fine. Andiamo anche prima, oltre. Dice io smetto prima. No. Parliamo dello. Senta, tu puoi parlare di quello che ti vai, vuoi dare una. No, volevo capire la domanda. Perché non l'ho percepita bene. Un hashtag, se vuoi farlo sul contratto, se no chi se ne frega, perché francamente io ne farei a meno, ha ragione lui. Sta Roma non solo ti convince, no? Ti riempie il cuore. Ti fa capire che in un altro campionato che non è questo fatto dei ciechi, con i bastoni bianchi, dov'è centrocampo, fanno così, non l'ha visto certe cose, Poracci non l'hanno potute vedere, altrimenti la Roma stava avanti, 6 punti oggi, questa è la realtà, no? Il campionato magari era della Roma, non di questi che pur stanno facendo 0-0 a sto momento, di pure la tua. Dico che hai detto tutto te, nel senso che... certo, io ti rubo le idee, io no, che sto qua. Chi è il conduttore giornalista? Io, sto qua. Te vedo timido. Dire una banalità, dire... Cioè, non la dire banalità, La banalità è che è vero, cioè che la Roma quest'anno avrebbe dovuto vincere lo scudetto se non si fosse trovato... Però diciamolo, perché la gente si dimentica, sento quelli, l'ho detto l'altra settimana... record, la Juventus la 15ª partita seguita, credo si continua a non vedere niente, anche 18-20 ne possono fare a sto livello, no? O no? Il record l'ha fatto. L'ha fatto già il record? Sì. Certo. Ha fatto. Che record? Non me l'aspetto, lo dica lui, tu non lo puoi fare quel lavoro là, tu stai a rischiare, io davvero non rischio, io non rischio. Siamo sicuri? Non ti preoccupare che non rischio. Se non lei non rischia, allora può fare pure te. Io sto ho con un lei. Crampo alla mano, non posso avere un crampo alla mano. Il coso com'è? Funicolì, funicolà. Lui vede. Funicolì, funicolà. Beh, questo è ingiusto, No, che tu me la tiri fuori dopo 78.000, questa è la puntata 12.000 e credo, me tiri fuori tutti quanti stati che rubano roba, noi stiamo a fare funicolì, funicolà. Funicolì, funicolà, perfetto, ok. Allora, continua. L'ovvietà del campionato che è strepitoso la Roma, il campionato così, come fai a non vincerlo? Però forse non lo vinci. Proprio perché o ti suicidi o la Juventus si suicida. Allora, io faccio parte di quelli che ci spera, ci sogna, ma insomma... Non costa nulla. È bello sognare, ci dovrebbe essere un suicidio. Costa? Ora, ne parlavo prima con la collega Valeria Meta in redazione e... concordiamo sul fatto che mentre i Roma-Lecce ci sono stati nella storia della Roma, ci sono state le Fatal Verona, tutto a noi è successo, no anche a qualcun altro, anche Juventus Fatal... Perugia mi ricordo io, dai, sì, successo pure questo, successo pure questo. C'era Collina, mi dirai, non c'erano, mi hai trovato fuori una partita, sì, quella è stata. Diciamo, c'è stata quella, però
so veramente, è l'unica, è certo, nella storia della Juventus. Tutti i giorni. Ora che sta squadra si possa franare su se stessa contro il Livorno, il Bologna, cioè, secondo te tu dici solo suicidio, lui dice. No, secondo me arbitri che ci vedono. Anche l'omicidio non la vedo male. Non capito. Anche l'omicidio non lo vedo male. Voi siete d'accordo sull'omicidio? Io poi sto con loro. Queste sono le mie guardie del corpo, amico. Chi me vi rompe le scatole sappia, me li puoi fare un primo piano perché... Vi presento dopo. In tre piedo sei posti, sono così. No, senza fa così poi. No, io da bene, tu sguinzaglio io. Vedo grossi. Sì. E che non lo so, che c'ho io tu. Non allora, sotto controllo. Allora, sì, che bello di casa. Che non lo sai, lo vedrai nella replica. Guarda, sei salvato, vabbè. Allora. Che gli devo far tagliare all'ugola perché così evitiamo che stai tranquillo. Che te da un po' nervoso, da un po' di tempo che si allena, gli annelli ti vedo nervoso. Cioè, invece un'ultima cosa, poi sul ritorno sul discorso di Pjanic, perché. Sì. Il problema di Pjanic è, come sa Stefano, perché ne abbiamo parlato pure di questo argomento, il problema di Pjanic è che se la Roma rinnova certe cifre per Pjanic, parliamo non di netto, ma di lordo, calcolate sempre il lordo, il giorno dopo deve rinnovare a metà squadra alle cifre molto simili a quelle di Pjanic. Allora la Roma dice... Non è che siano tutti la Roma all'altezza dice, di Pjanic, però, no? Io posso andare a investire tutto... quello che guadagnerei dalla Champions che spendi prima per i rinnovi dei contratti. Però dipende. Punto di domanda, però aspetta, però dipende anche mi pare che lei lo dicesse da prima. Come valuti il giocatore? Se lo reputi essenziale, secondo me non è un delitto aumentare. Perché anche gli altri, anche gli altri che magari sanno di essere un gradino, non un chilometro, un gradino sotto, magari possono anche dire: beh, io mi accontento e mi aumenti ai 300.000 euro, sto bene uguale. Vieni tranquillo, Mauro. Bisogna capire, però, alcuni top player probabilmente non sa, forse non si accontenterebbero di, cioè, di 300.000 euro. Un tratto, questa è la prima annata, no? Contratti. Stiamo parlando dei Gervinho, stiamo parlando degli Strotman che pure ritorneranno, parliamo di Benasià, di Castan, di chi parliamo? De Santis, non credo parliamo che possa... di, per esempio, sì. Voi calcolate che c'è sempre una distanza importante tra il giocatore e il suo procuratore, perché magari il giocatore... Di parliamo di Pjanic e parliamo degli altri giocatori, perché Benasià, che è un giocatore che è attaccatissimo alla maglia, che secondo me, a mio modesto parere, resterà alla Roma per tantissimi anni. Anche secondo me. E non cederà tante lusinghe che già sta ricevendo da altri club, però ha un procuratore che giustamente fa interessi sia suoi sia del suo assistito, quindi è normale che possa tornare... Questo fa parte del gioco, no? Se tu hai 20 pippe nessuno te li viene a chiedere, se hai 15, 16, 14 giocatori buoni è chiaro che qualcuno verrà a bussare. Poi, siccome io ritengo la Roma non più la Calimera di qualche tempo fa, ma la ritengo una società importante, con un presidente importante, con dei contributi di sponsor importanti, di grande nomea, con la gente che sta rivivendo, riempiamo tutti gli stadi, Sassuolo, Salso Maggiore no, era male, riempiamo pure quello, abbiamo, veramente, tu hai visto partita presettimanale, stadio pieno, Cagliari già tutto esaurito, cioè noi stiamo parlando di una forza della natura, che è la Roma e la sua gente. Io poi tutto il posso resto. Lanciare una cosa che divide. Sì, puoi fare, no, tranquillo. Allora, ci sono dei giocatori che sono arrivati. Sì, dove sono arrivati? Alla Roma quest'anno. Senti, tu dici che la devo mettere per forza qua su. E hanno contribuito a rendere la Roma così com'è. Sì. Ci sono dei giocatori che già c'erano nella Roma e che grazie a questi arrivi. Sì. Hanno potuto migliorare e crescere anche quindi di pretese. Stiamo parlando di soldi e di richieste di soldi. Bene. Allora, il campionato di Castan dell'altro anno, il campionato di quest'anno, c'è una bella differenza. Ma il figurone che fa Castan lo fa anche perché ci avvicino Benatia. Allora, lo fa anche perché io, bravo. Io insomma come presidente di un qualche c'era anche cosa, con Marchigno, no? C'era anche faccio con Marchigno. Discorsi molto chiari con c'era anche giocatore. Con Marchigno, no? Quindi sì, c'era è salito notevolmente anche lui. Benissimo, c'era anche con Marchigno, c'è Maicon,
Ma che è un fenomeno della natura. Allora dico, però, uno li chiama, ecco, e fa degli discorsi, se non potevate stare in vantaggio. Più la Roma è così, sì, e più crescono. Sono d'accordo. Bene. Però è ovvio che noi, parlando di quello che diceva lui, dei soldi che dicevamo anche noi, c'è secondo tempo, me la Roma è comunque. No, ma io, però noi alla gente gli dobbiamo dire qualche cosa. Beh, scusa, gli dobbiamo dire quello che pensiamo. Ma puoi dire, ma senti, ma le quattro squadre adesso che andranno in finale della Coppa Campioni, ma che ingaggi hanno secondo te? Ma la Roma vuole arrivare lì o no? Certo che se ci vuole arrivare, certo, deve aprire il portafoglio, non c'è niente da fare. Allora, il cane che bello mio, la coda, perché la Roma non ce le ha. In che maniera equilibrata la fai? Allora no, il discorso che stavo facendo prima, perché non mi pare, non mi ricordo chi l'aveva detto esattamente. Il concetto per cui la Roma, se vuole andare a fare la Champions League e lo vuole andare a fare bene, una Champions da protagonista non puoi fare a meno di Pjanic, cioè, allora, e non puoi prendere Pastore che fare a meno, la si può fare a meno di tutti, sì, e ce ne siamo accorti anni fa. Scusa, però non è, anche... non è, scusate, il fatto di essere indissolubilmente legati a Tizio Caio, l'unico che secondo me è imprescindibile è Francesco Totti, ancora, e De Rossi, sono d'accordo con te, però quello che stavi dicendo tu è molto intelligente, come molto intelligente anche quello che stava dicendo Lamberto, perché no, qui io ecco perché mi stanco quando sento qualcuno, l'ho sentito anche a Sky, però bisogna vedere se la Roma avrà la forza, no? La metteva come una squadretta che il prima spallata che arriva ti devi se tirare, tu cresci, da parte. Devi per forza di cosa adeguarti, ma anche questa al è una interno. Squadra che già non solo è cresciuta, che è riuscita a risparmiare 50 milioni e a rendere una squadra che non è, vince questo campionato per il momento, perché hanno rubato di più, molto di più, sì, chi è davanti. Questo basta sottolinearlo. Quello che diceva Lamberto, tu prendi il Paris Saint-Germain di qualche anno fa, che non era la squadra di oggi, non aveva determinate risorse, no, ho capito, non aveva questo organico, non aveva neanche questi ingaggi. Allo stesso modo, poi, no? Il City di 7-8 anni fa, il City era una squadra di metà classifica, non era certo una squadra che potesse ambire alle posizioni alle quali può legittimamente ambire adesso. Quindi aveva anche gli ingaggi rapportati di conseguenza. Comunque, visto che si sta costruendo un nuovo stadio, lo stadio, direi a Pjanic che o gioca nella Roma o entra in uno dei piloni. Esatto. Cioè, così resta con noi. Mo' diventato pure siciliano, quello che è una meraviglia. È che adesso, adesso tu gli fai anche le proposte che non possono rifiutare. No, lo sta facendo al procuratore, non sta a scherzare. C'ha l'occhio mafioso. Siete d'accordo che aveva l'occhio mafioso? C'avevi l'occhio mafioso. Mi dispiace dirlo, ma io il cambio Pjanic Messi lo faccio. Anch'io. Squagliamo nell'aria. No, è roba tua, è roba tua. Ma no, nel pilone resta. Sempre il pallotta lo fa vedere, un pilone, pilone trasparente. Trasparente. Ne sai una più. Comunque il cambio. Mauro, scusa, t'ho interrotto prima. No, t'ho interrotto perché quello poi era una cosa ovvia, però ogni tanto è solo per dire che se una squadra giustamente cresce tutto, e per forza di cose deve poi adeguare gli ingaggi. Ma perché deve... non si riesce a immaginare una Roma grande tra le grandi? Perché cosa manca alla Roma, a parte lo stadio che arriverà, perché credo che l'unica cosa che manchi lo è sa. Tu lo sai? No, non io lo posso dire, ma voglio dire un'altra cosa. Sì, la Roma, io dico una cosa, essere, noi ne vediamo un'altra. La Roma, la Roma è adeguata all'Atletico Madrid, guarda, te lo dico io. Secondo me è molto più per me forte. No, con tutto che c'ha quello, che l'Atletico Madrid, quello gli ha fatto una squadra che non finisce più, quel Costa Mena, ma c'è l'allenatore che è uno come Garzia, quello che... non me l'aspettavo, però ma neanche da aspettare da Garzia, no, sono state due sorprese, ma io quello con due grosse squadre, uno l'ho visto in campo, l'altro non l'avevo in visto in Spagna, manco. Non rubano come rubano in Italia, no, Spagna. Non rubano. Ma perché dobbiamo parlare della Roma e non della Juventus? Io lo sto facendo dall'inizio, ogni volta che vado lì cambiate discorso, non parliamo della Juventus, ho detto in Spagna non c'è, come rubano qui in Italia, ma mi bastava il punto col Parma, certamente due punti, certo, no,
e il derby, ma mi bastavano quei due punti lì, cioè il derby, ma mi bastavano solo quei due lì. Il fallo su adesso Parolo, stavi a meno 6. Il fallo di Bonucci su Parolo è evidentissimo, insomma, che poteva anche essere meno 3. Hai detto niente, hai detto io credo che qui vieni a Roma, hai detto qualcosa, io immagino, a piemontesi, o fate la Maginot quando venite qui a Roma la penultima di campionato, o arrendetevi e tiriamo il fazzoletto, il drappo nero sul campo da gioco, no? Grandi squadre che devono salvarsi dalla Serie B, si devono incontrare con la Juve. Tu dici anche il Livorno, magari un altro puntarello lo piglia. Non lo so, sono squadre cattive, credo, di manovale. Credo che ci proveranno. Secondo me ci proveranno. Ha ragione Garzia. Ha ragione Garzia quando dice che non ci sono partite già vinte prima di essere giocate, questo è evidente, insomma. No. E poi comunque a fine campionato quante volte capita che hai la sorpresa che non ti aspetteresti mai, perché c'è la squadra che si deve salvare, quindi magari ti fa la prestazione perché le eliminazioni sono altre, le logiche in gioco sono altre. Senti a me, io questa tranquillità che loro hanno, con chi giocano domenica, scusami? Allora, con Livorno, no? Poi c'è la partita? Lunedì. Sassuolo. Poi gioca Udine. Perché Udine la regala. Poi gioca a casa col Bologna. Bologna, mi chiede come sta messo. Poi gioca fuori casa col Sassuolo. Sassuolo. Appunto, sì, però sono squadre, si devono salvare, hai ragione, sì, Garzia. Secondo me lo stanno ci sono ancora delle chance. Ho capito, ma per cui la Roma intanto deve vincere. Andiamo avanti. Ma quelle quante partite sono? 7, 21 punti. Fai 21 punti, poi guardiamo gli altri dove stanno. Ma è una cosa che questa Roma, se noi diciamo fa 21 punti, magari 7 mesi fa ti poteva far meravigliare. Oggi tu devi dire la Roma può fare 21 punti, è cambiata un po' la musica o no? Si deve parlare con grande rispetto di questa Roma, perché il rispetto la Roma se l'è guadagnato sul campo, non è che qualcuno gliel'ha regalato, anzi, se qualcuno dava alla Roma il suo e ai piemontesi il loro, noi non stavamo qui a discutere, ma stavamo preoccupandoci con il buon Piero Mirigliano di quali castelli andavamo a girare prima, perché questa poi è la realtà. Ci volevano due circo massimo, adesso non bastava più uno. Sei d'accordo su questo? Dimmi di sì! Sì. Perfetto. Allora, quello che a me interessa. Intanto Donadoni ieri sera, che l'ha incontrata a distanza di una settimana, ha detto: per quanto mi riguarda, ma sia sul piano del ritmo, sul piano fisico, sul piano del gioco. Fatto a ricordare. Allora, siccome martedì sera la Roma ha giocato mercoledì, non è stata la partita. Scusate, siccome. No, ha visto molto meglio la Roma della Juve, lui. Vi sguanzate, vedi a casaccio, non li tira. Questo chi meno meno già non deve guardare. Allora, scusa, sì, soltanto martedì. Che hai detto? C'è pure il coltello aperto. Allora, quindi non è un problema. Martedì ero al ritiro del Parma, perché c'ho il mio amico Roberto Donadoni, che mi ha detto: in altri tempi, in altri momenti, avrei pronosticato Roma per come l'ho vista giocare quando l'ho affrontato la prima volta, e vediamo che cosa succede domani sera. Tant'è che devo salutare una poretta, dai, una lazialotta, Alessia si chiama, mi ha fatto una tenerezza. È andata lì, che stava, non so se era una cosa dell'Oreal, a Corso d'Italia, e ha detto: la prego, Donadoni, batteteli. Ma ancora chiedi alle fiabe, gli ho fatto. Ancora credi alle fiabe, piccolina. Dice: ma io sono di quelli dall'altra parte del fiume. Sì. Ma non è colpa mia! Ma me lo mandi un saluto. Ci avevano 27-28 anni. Caruccia, devo dire la verità, anche le amiche molto carucce. Ecco, che sono state poi. Me la sono ricordata adesso, ecco. No? Al che t'ho salutato, io ho mantenuto fede alla mia promessa, perché io sono da Roma e lo faccio. Altri no, fanno finta di dimenticare. Io invece lui invece tu non devi salutare perché tu non l'hai vista, io sono pure geloso, chiaro? No, questo fascino. Lui sta vicino a me, io sono gelosa di lui. Ragazzi, hai capito? Sì. Guarda che poi si nascono queste cose. Io no. Poi io dice questo chiacchiera, no, proprio dice questo chiacchiera. Che c'è? Cagliari. Sì, ce l'abbiamo. Cattivi, sta Cagliari, in Sardegna. Cattivi. No. Bravo, ma è forte in geografia, non sapevo, santa pace. Sì. Ma che devo fare col Cagliari? Ci ha sorpreso. Vuole sapere se è stato rimontato lo stadio, se hanno rimesso i pezzettini. No. Cagliari, lo affondiamo come il Titanic. Cagliari a casa. Arriviamo, Dubotte, quando mancano le partite
sì, così, sì. 6-7 partite, succede sempre 6. Qualcosa. Quando eh? Mancano le partite, portasti rugna, portasti rugna. Si dice sì. Se dice che il Cagliari è una squadra che in casa è molto forte. Se c'ha l'arbitro col bastone bianco, dipende, può essere. Perché quest'anno altrimenti... li abbiamo visto perdere delle partite no, inverosimili. A chi? Anzi, sono anche cattivi. Ti ricorda tutto, eh? Come dicevo, sono molto preoccupato del Parma. Ti ricordi quando dicevo... Sì, certo, allora... Ecco, sei così, così. Molto preoccupato. In qual maniera è preoccupato del Cagliari. Esatto. Che non lo so. Sì, sì. Fa sempre queste equidistanze. Sei vergognoso. Non l'avevo sei sentito. Sei vergognoso, devo dire la verità. È il romanista, fa così. Però, no, no, per me la Roma gli mena. La Roma mina e mena forte, però questa è la realtà che nessuno vuole in qualche maniera convivere. Allora, facciamo una cosa. Io andrei a presentare il mio amico Luca Bedini. Dove sta? Perdiamo in risate 3-4 minuti, le dedichiamo questo spazioetto ai cagliaritani, se siete d'accordo. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Siete d'accordo? Perché noi abbiamo bisogno di ride. Se io dico Cagliari tu ti butti per terra proprio, anche Fabrizio, eccolo. Anche Fabrizio si butta proprio per terra. Lo vogliamo far venire questo? Come no? Fabrizio Caetani. Fabrizio, vieni. Sigla della Madonna. Spettacolare, però. Antonio, come sempre. Ma ecco perché ti voglio bene. Ecco. Cosa vuoi andare a finire così? È mio! Allora, ci fidanziamo adesso o domani? No, facciamolo. Ah, gente, mo murmura. Paese piccolo, c'ho Romita. Sì, subito. È geloso, mi ha detto guai se ti vedo con un addirittura. Altro. Addirittura? No, te lo lascio. No, sinceramente te lo posso lasciare se vuoi. Mi stai a ripudiare. Proseguite. Mi stai ripudiando. Non c'è problema, guarda. Guarda che c'ho qua dietro tutti e tre, sta attento a come parlo. E non sono piccoli. Ce la affido a lei. Questi per camminare fanno una fatica, perché stanno così, è no, normale. No, nessuna fatica. No, è chiaro, so, è tutto naturale. Io devo stare con i bracci allargati, loro è natura. C'hanno due cose qua. Dice, come te faccio? Cioè, te faccio dopo come eri così, sto con loro, io ti avverto. Ti avverto che sto con loro, poi li vedrai. È una okay. Vita che sto solo. Quindi non lo lasciare, non lo lasciare. Ma che noto. Allora, lo spazio è sì. Tuo, abbassiamo le luci. Fate quello che vi pare, okay. È roba tua, a te. Okay. Faccia ride, diceva qualcuno. Faccia ride, sì. Prova. Fabrizio, dimmi, allora, caro. Dopo quanto tempo che ci conosciamo, sì. Oggi ti voglio porre una domanda importante, sì. Perché so che tu sei un comico molto bravo, però una domanda fondamentale. Qual è il comico a cui tu ti ispiri? Ti sei ispirato o pensi che possa essere una persona a cui tieni? Il comico, diciamo, con cui ho iniziato, la persona che mi ha più affascinato è un romano, ovviamente, ed è Aldo Fabrizi. E a sto punto, grande Aldo Fabrizi, oserei dire. Dedico... Grande Aldo Fabrizi, è un personaggio storico, importantissimo per Roma. A sto punto, visto che mi ha fatto questa domanda casuale... Molto casuale, molto casuale ti e dedico... non preparata soprattutto. Non preparata. E vi dedico a tutti quanti e a tutti gli amici da casa una poesia. Ok. Del grande Aldo Fabrizi. Posso, maestro? Allora, Aldo Fabrizi ovviamente era un po' più... panciuto di me e quindi mi dovrei infabbricire, secondo solo che ci siamo. Metti col suo, ma c'è blocca sto coso, faccio così, quindi mi infabbricisco bene. La poesia è questa, sentito da il sogno e parla di magna. Mi padre sta su una montagna e urlavo in un megafono spaziale, popolazioni vecchie che campi male, a costa di qua sotto, che se magna. Poi, come fossi re della cuccagna, buttavo giù panorgia al generale, valanghe di spaghetti col guanciale, che allagava tutta la campagna. E vedevo signori e poveretti, in uno sterminato affollamento, a pecoroni, sopra gli spaghetti. Quando è che deve darci allo sbucatio, con forchettone in mano, dice... Un momentino, si permette di sto pure io. Grande, grande. Grazie, grazie. Grande. All'Aldo Fabrizi, mitico. Diciamo che quando hai cominciato questa carriera noi eravamo presenti, perché sono 8-9 anni che lavoriamo sì, insieme. Sì, sì, sempre presente. Insieme, Luca, sì. Facciamo gli spettacoli insieme. Esatto. Una domanda, perché io vedo questa città un po' cambiata. Tu come la vivi questa città oggi?
Roma è cambiata. Per ricitare Aldo Fabrizi, cioè Roma è la città eterna, ma non perché abbiamo fatto chissà che. Ma perché non abbiamo fatto niente, sta là ferma, buona, tocca niente. E c'è un pezzo, è così, ma c'è un pezzo stupendo di Aldo Fabrizi, che posso dire al volo. E lui praticamente, c'è la scena quella memorabile dove lui faceva lo sciatore e arriva giù sotto e vede tutta Roma piena di neve, no? Arriva là. Insomma, mi preoccupavo pure, dico, ma arrivano gli spadoni del comune, levano la neve. Ci non mi guarda, ma stia tranquillo, qui tocca niente a nessuno. Hai capito? È fantastico. Però in altri casi, noi romani ci diamo da fare. E dicevi, Roma è cambiata. Sì, è cambiata, anche perché l'ho scoperto ultimamente, sono andato a un ristorante, il Gladiatore, e mi immaginavo di trovare il velo Gladiatore romano. Arrivo là, salve, siamo in due. Ah, frate, ma porco di Giudo. Oh, ma che davvero, di davvero? Oh, ma sei sicuro che siete Roma? Ma come no, frate? Ma guarda di insegna. E ci do fuori, ristorantu. Gladiatoru. Ma sei sicuro che siamo, che è romano qua? Ah, frate, ma come no? Ma porca di miseria, ma dimmi che ti voglio, ti faccio. C'è una cosa romana veloce, che c'hai? E ti faccio kebab. E il kebab, tipico romano. Oh, tu faccia la carbonara, ma che davvero, davvero? Senti, scusa una cosa, ma c'è sta il cuoco che è tipico romano qua? C'è sta? Ma come no, frate? Ma mi potessi piatto in corpo? Ma porco di miseria, ma che vuoi parlare col mio cuoco che è tipico di Roma di 27 generazioni? Cerchiamo un po' Aziz! Ah, Aziz sarebbe di Roma. E da che parte di Roma è? È di Piramide, frate. È di Piramide. Abbiamo capito. Grazie. Io non vi rubo altro tempo, perché però vogliamo dire qualcosa di... Sì, no, sabato sera siamo insieme. Sabato sera stiamo insieme, sì. Non in senso quello che pensate. Insomma, staremo a teatro. Con Antonio, quindi con te. Stai con Antonio, quindi... Lo dico subito, sennò... Non è un problema. Ma che ne ormai sei pazza? Siamo in una situazione, la popolazione ormai è multietnica. Comunque vorrei fare un applauso a Fabrizio Chedani, un grande comico. Grazie, Fabrizio. Sai qual è il dramma? È che è vero che è bravo. Bravo, Fabrizio. Questo è grande. Comunque, esatto. Battesimo del fuoco. Ti avranno visto almeno 3-4 persone più i parenti, quindi stai tranquillo, salutiamo tutti quanti. Ciao, detto questo, sì, poi ogni settimana sabato lì al teatro, no? Giovedì prossimo ci incontriamo qui ovviamente, perché te subito dopo questo via, esatto, via. No, noi abbiamo questo patto, così. Chi esce muore, è quello. Detto questo, un abbraccio. Questo spazio è stato offerto dal ristorante della Sacardica in via Boe. L'abbiamo già scritto, molto sta allargando. Non lo vogliamo dire, no? Ormai l'hai detto. Un grande proprietario di ristorante, questo ha fatto sto miracolo, scivolà. Allora, Luca Bedini e Fabrizio, sabato. Grazie. Roma nel cuore, grazie a voi. Grazie a te. Grazie a te. Vai Luca, vai. Meno luce, me l'ho abituato bene. Anch'io tanto. Allora, andiamo in pubblicità, poi rientriamo, una piccola esibizione, poi ancora un'ora di chiacchierate di quelle alla grande, perché non è finita qui, perché credo che questa Roma sia da fantasticare, se sei d'accordo Stefano, se sei d'accordo Chiara, se sei d'accordo Daniele. Che fortuna, grande Mauro Macedonio. Monica Cazzabrutta, no, perché io poi voglio vederla questa, vorrei vedere questa mia amica con tacco da 14 fare difesa, vabbè, poi me lo farà vedere, ho capito, c'ho ragione io. Hai fatto così, ma dice no, lui siamo... confermo il tacco 14. Cosa che può confermare, cioè normalmente noi col tacco 14 ci arrampichiamo e prendiamo le banane. Sì, dillo. Complimenti. Grazie. Allora, andiamo. Questa sera due sms, andiamo in pubblicità. Questa sera ti stai confessando. Sono ormai alla vostra mercé, io sono da Roma. Ormai sono di tutti quelli che ti fanno Roma, me do a tutti io. Vai, leggi. Complimenti per la trasmissione, bellissime donne. Hai visto? Un bellissime saluto particolare donne, già alla signora comunque. Monica. Sì. La Roma Guarda, ce n'ho uno che... No, è papà. No, papà lo so, no, cioè, dico, ce n'ho uno, mi spia, te lo devo far leggere. Si chiama Emanuele. Questo non dorme perché aspetta che arrivi i calzariti. No, non ci arriverà mai. Te lo giuro, so che ci arriverà mai, ma manco col binocolo. No. Ma per dire, la gente,
Lei c'ha tutti i bello che funziona. Ah, è una che per eliminare. Che faccia a me mo dici, io ho ste garze qui, una cosa fastidio. Che c'hai, i mutandoni? No, lui no, portando... Portare le giarrottiere da uomo non va bene. Quelle che porti tu che tengono sul calzino. Lo stai dicendo? No, tu stai finendo di Emanuele. Mentre degli autoreggenti, guarda che... Goppia di come la zampogna, Roma mia, ma che ce vo'? Leggi due sms e poi andiamo in pubblicità. Pensate che per gli AIC sia conclusa l'esperienza romanista? Io credo che dovrebbe andare dove ha più possibilità. Questa di giocare. Ce la teniamo per dopo. Nella Roma ha poche possibilità. Mazzia quando rientriamo, grazie Eleonora, quando rientriamo parliamo, come la vedete voi, di gli AIC, che sembra... Te ne frega niente, io so. Sì, no, a te sta pure antipatico gli AIC. No, non ti è piaciuto perché non ha dato quell'input. Non sente. È vero? No, io non penso affatto che... Però se dovesse... Non ti ci ammali. Ci potremmo fare una ragione, però insomma... Te la farai una ragione? Stare. Che classe quest'uomo, come si esprime anche nelle cose più semplici. La classe sprizza, espressa così. Mica sempre. Applotti proprio. Come la fettuccina al burro, sembra una stupidaggine. No, all'Alfredo falle che non è facile, hai ragione tu. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo con loro. Con loro, che vuoi? Scusate. Allora, rientriamo. Monica, sì, allora, adesso tocca a te, gli armadi. Gli armadi, innanzitutto devo dire una cosa. Questi, tre anni. Allora, il 10, prima cosa, questi... cosiddetti sì. Armadi che poi sono dei professionisti seri, sono qui per un motivo, perché il 10 e l'11 maggio presso il Circolo della Polizia di Tor di Quinto, organizzato dal settore difesa personale della Federazione Italiana Karate, si terrà un seminario sulla difesa personale. Questo tipo di seminario si chiama Maor Self Defense perché prende il nome dal suo ideatore. E questa sera qui sono presenti il più alto in grado degli istruttori riconosciuto da Maor, cioè Charlie Ghezzi, che vorrei... Salve Charlie! E gli altri due istruttori, Fabrizio Ursini e Alessandro Amati, a cui vorrei dare un attimo la parola perché spiegherà. Ovviamente, ma ho dato? È geloso! Me lo vuoi dato? È geloso! No, è geloso! Lo fa apposta, che non lo so. Sicuramente tutti i giorni leggiamo nella cronaca situazioni difficili, dove ci sono aggressioni, dove ci sono violenze di carattere psicologico e, ahimè, anche violenze di carattere fisico. Oggi vogliamo approfittare, innanzitutto ti ringraziamo dell'ospitalità, Antonio, e cerchiamo di rappresentare un pochettino quello che è la difesa vedranno personale. Anche poi okay? Nei giorni che abbiamo detto, 10 e 11. Questo sarà un seminario intensivo, due giorni, ok? Dove Maor sarà presente, sarà lui a insegnare. Costo zero, mi pare. Vero? No, costo è... Per le ragazze che sono qui sicuramente il costo è assolutamente zero. Ci sarà un minimo di contributo. E io fai, però, a me non mi devi più fare queste cose. Il minimo di contributo, ecco, lancio anche, l'importante è connettersi con difesa.personale@fedekarate.it, dove ci saranno tutte le informazioni. Ripetilo piano perché altrimenti la difesa.personale@federcarate.it oppure www.federcarate.it. Perfetto. Dove ovviamente ci saranno tutte le informazioni, questo corso che si terrà presso appunto il 10 e l'11 li vediamo all'opera? Sì, assolutamente, oggi abbiamo deciso di rappresentare quello che è la vera violenza, ok, non minaccia, violenza pura, espressa nei confronti delle donne. Certo. Okay? E in questo caso la donna ha sicuramente delle situazioni difficili da dover gestire, paura, panico, ovvio. blocco mentale e fisico. Certo. Noi lavoriamo tantissimo su questo e siccome più di parlare bisogna fare, vediamo. Perfetto. In maniera tale che possiamo... Sei interessata, Chiara, per curiosità? Sì. Grazie. Lascio la parola al maestro Charlie Ghezzi. Ma io credo che per una donna sia... Quello che tengo appunto a precisare, io in questi due giorni sono stata con loro un paio d'ore, quindi è importante capire come in pochi gesti si possa
anche salvarsi. Sì, e salvarsi la vita. Perfetto. Sì. Non è volevo cosa da fare poco. Una piccolissima premessa. Sì. Le donne sono delle, ci alziamo, delle creature, sì, meravigliose, sì, hanno un dono bellissimo. Grazie aspetta a Dio, a noi. Sì. Oltre a quello. Sì, sì, tu mi fai un po' schifo, te lo preferisco allora, morire. Dobbiamo fare una piccolissima premessa. Sì. Il loro campo visivo è composto da 35 zone ad altissima definizione. Mentre noi le meno? Ne abbiamo 7 a bassissima definizione. A che sta nata io? Purtroppo è biologia, perché loro devono salvare la prole. Non allora, partendo da questo bellissimo presupposto, c'è un piccolo intoppo. Quale? Che lavorano profondamente con l'immaginazione. Ecco. Per cui, quando è in atto un'aggressione, ed è importantissimo capirlo, la prima cosa che scatta insieme alla paura è il blocco emotivo, perché parte il film. Che vai, mi sta succedendo? Oddio, mi ammazza. Mentre penso, oddio, mi ammazza, è finito. Ora vediamo come è possibile reagire semplicemente, istintivamente, a 5 situazioni tipiche. La prima si verifica normalmente nel rapporto di coppia. Bisogna farlo però, perché altrimenti non abbiamo i tempi. Ok. Aggressione al collo, strangolamento. Ovviamente noi simuliamo, inscenando una litigata no, accesa in famiglia. Okay. Adesso Alessandro aggredisce Monica al collo. Monica, gesto naturale, si vuole riparare e vedrete la tecnica immediatamente come si libera. Ok, cos'è successo? La zona vestibolare, i timpani sono stati colpiti. Sono stati colpiti violentemente e si è parata la faccia, ha spostato il bilanciamento del corpo. Lo shock subito porta normalmente a lasciare la presa. Se non basta, lei completa l'azione spazzando via le mani e si allontana. Ha interrotto il gesto violento. E intanto complimenti, Monica. Okay. Complimenti anche a lui. Complimenti. Seconda situazione, andiamo rapidi così non rubiamo tempo. L'uomo atta un gesto di prevaricazione. L'afferra, comando io. Adesso è quello che dico io, capito? Ecco, cosa è successo? Partendo dal presupposto che la donna sempre posta obliqua, non è mai frontale per nessun motivo. Si è riparata il viso, sposta il bilanciamento, colpisce il timpano, lo allontana. Shock, si è interrotto l'azione. Una cosa che vorrei dire, io non sto dando alcuna forza, gioco sulla sua. Biomeccanica. Certo. Non lavoriamo sulla forza muscolare, le donne non lavorano sulla forza muscolare. Noi pesiamo 90 kg, abbiamo anni e anni di addestramento, è diverso. Ci spostiamo perché mi serve una parete, ascensore, ok? E quando si entra in casa, nel garage, in una macchina, cosa importante, assolutamente per tutte le donne, gamba contrapposta al braccio che apre o infila la chiave, deve essere direzionata verso la macchina, la parete, la porta, perché non perde l'equilibrio, non dà una facciata, si può riparare. Vediamo. Adesso stai chiedendo e apri velocemente la porta, capito? Apri velocemente la porta. Cosa è successo? Ancora. Lei ha parato il viso, Monica, faglielo vedere, e di spalle non sa l'aggressore cosa sta facendo, si è riparata, ha usato una torsione, certo, tirato la faccia, torsione, colpisce e continua fino a levarlo, non se l'aspetta, l'aggressore non pensa e se ne va velocissima. Brava, perfetto. Okay. Brava. Ascensore, classica violenza in luoghi molto ristretti. Entro in ascensore, vediamo che succede e la spieghiamo. Perfetto, cosa è successo? Presupposto di base, si è parata il viso, sempre. È partita con il gomito opposto, rotazione cinetica, ha colpito la zona
della tempia, la zona vestibolare, vedete dall'altra parte con la rotazione, boom, continua fino a quando l'ascensore non si apre, non smette per nessun motivo. Ok, vediamo l'ultima, la più brutta, però i giornali sono pieni, purtroppo. Coltello, atto di violenza premeditata. Attenzione, gesto passionale è questo. Premeditato. Bam! Purtroppo lo spiegheremo in un'altra sessione. Vediamo cosa accade. Non ti sopporto più, non ti sopporto più, ti ammazzo! Ok, cosa è successo? Lo rivediamo lentamente. Ragazzi, è il perfezionamento di tecniche di tipo molto più avanzato. Da voi, aspetto da lei. Coltello. Meno, invece complimenti. Posizione. La gamba entra sulla parte opposta al coltello, il braccio passa sotto l'ascella, lo blocca e non lo lascia quando fa la rotazione solo per spaccargli il braccio. Ok? Dopo che lei è intervenuta, lui non ha più questo finito problema, stimoli. Ragazzi. Allora, io devo. Brava. Devo ringraziare loro. La cosa importante, 10-11 maggio al circolo, però loro sono presso l'area Sporting Club a Via della Mendola, potete collegarvi al sito, sono a vostra disposizione qualora, non sto parlando solo di donne, sto parlando anche di ragazzi, certo, perché c'è anche il fenomeno di bullismo, sono a vostra disposizione, potete collegarvi al sito dell'area Sporting Club o al sito nazionale. E il prossimo giovedì chi viene di loro? Il prossimo giovedì chi vuole, nel senso anche a ridosso del, però la cosa 10, fondamentale, no? Che io tengo a sottolineare, allora ho fatto altro tipo di attività, questa non è una, questa è una difesa che con una determinata tecnica, io queste cose le ho imparate in due sentiamo ore. Sentiamo quello che in sentiamo. In due ore. In televisione credo che sia una cosa buona. Ma la cosa importante è che loro lavorano molto anche sull'aspetto psicologico di relax e di stress emotivo e l'ho provato sulla mia pelle. Allora. L'ho provato sulla mia pelle in questi due giorni. Straordinaria Monica. Ripresentiamoli. Charlie Ghezzi. Sì. Fabrizio Orsini e Alessandro. E diamo appuntamento, proprio perché noi siamo una trasmissione maschilista, a giovedì prossimo. Benissimo. Di modo che certo, la ripetiamo. Bisogna diffondere, ovviamente io ci tengo a sottolineare che le signore presenti in questo studio, se vogliono venire, sarà. Ha detto che lei è prima, quindi. Perfetto, benissimo. Tu benissimo. Sei avvertito. No. A fine trasmissione poi, appunto. Vabbè, daremo. Grazie, grazie, veramente sono stato stracontento di avervi. Grazie. Brava Monica, me l'aspettavo da loro, però te sei una belva, diciamo la verità. Emanuele, se c'hai qualche idea strana. Stiamo mangiando un po'. Gli abbiamo fatta togliere. Che se vanno a mangiare? Ma quella mina forte, non mai visto. Gli ha dato. Scusa, è rimasto l'ascensore aperto. Ricordiamo anche questo. Questi sono, ecco, appunto. Tanto lo vedono, lo leggono. All'area Sport certo. Club lì si sono, cioè, possono collegare, prendere informazioni e chiedere. Già perfetto. Hai capito, caro il mio Bedini, come mina? La prossima volta provano le ragazze. Gli ha dato una pensa al primo. Ho sentito proprio. La prossima volta aspetta. Preparate che tocca a voi. Ma tu l'ha ammazzato, sì. Io ho visto. Guarda, proprio Alessandro. Si era immedesimata da una parte. No, Alessandro, vieni qua. È stato veramente dura perché con Alessandro io sono amica di infanzia. Pensa zitto, diavolo. Quindi è stata durissima per me fare del male a me. Dillo a Luca, piado qua, pezzo. Comunque devo dire, ti ammiro tantissimo, a parte tu sei un atleta, quindi. No, lo so, ma non c'entra ma niente, guarda, non c'entra niente. No, questa mina veramente, io lo so da sempre che mina. è vero, alziamo le mani. Allora, torniamo a noi, chiudiamo quella parentesi. Io sguinzaglio prima loro, poi lei. In ultimo, come colpo finisce. Finale. Esatto. Ljajić è un giocatore a cui dare fiducia, è un giocatore che vi dà l'emozione che potrebbe diventare importante per la Roma, oppure no? Io gli darei ampia fiducia perché mi sembra che quando uno abbia determinati numeri, al di là di tutto, non può essere messo
da una parte, deve forzatamente uscire fuori, almeno questa è la mia idea, la tua e poi la vostra. Guarda, già qui ho sempre detto, sarà la volta di Vlahovic, cioè io punto tutto su... perché l'aspettiamo, sì, c'ha i numeri, è anche uno di quelli che ha la capacità di saltare un giocatore. Mi sembra che non abbia il coraggio per fare determinate cose in campo. Ancora. Quindi non, beh, non c'ha, perché ha paura di sbagliare. Non c'ha evidentemente una grande fiducia in se stesso, non lo so, comunque lo dobbiamo vendere, io non lo vorrei vendere, però non è che possiamo tenere tutto. No, certo che no. Allora, quello che io parto dal presupposto che Garzia ha detto sono tutti e ogni volta, beh, comunque durante la settimana quando si allenano, e tra virgolette in competizione tra di loro per guadagnarsi il posto da titolare, certo. Ecco, è proprio perché lui non ha avuto il coraggio di dare il massimo, secondo me adesso è difficile, secondo te? È difficile. Daniele Galli. Ma secondo me non è che non è un problema di coraggio, il problema è che ha voluto strafare, a volte lo vedi che cerca insistentemente questo possesso palla prolungato, tenta di fare i popelè in fuga, cerca per la vittoria, fare quello che non deve fare, cioè non gioca, spesso gioca per se stesso e non per si la squadra, si complica la vita, magari non lo fa nemmeno apposta perché no. È un giocatore così, ma magari cerca di mettersi in evidenza e quando sei lì, poi io sui giocatori slavi c'ho sempre un po' di remore. Proprio non... Già lo dicessi l'altra volta. Mauro Marcheloni. La cosa che gli si può rimproverare è di non essersi giocato determinate carte nei momenti in cui gli è stata data la possibilità di farlo, cioè lui ha avuto delle chance. Come no? E in alcune occasioni, non voglio dire, avrebbe potuto sfruttare meglio il fatto di essere mandato in campo. Invece ci sono state delle volte in cui veramente è sembrato che quasi gli facesse un favore, insomma, o comunque non entrasse con quella determinazione che ci saremmo aspettati, che Garzia per primo si sarebbe aspettato. Certo. Garzia è rimasto deluso, sappiamo bene, soprattutto in un paio di occasioni anche recenti. Siamo rimasti tantissimo. Credo che l'abbia capito anche lui, perché il fatto che ieri sera Garzia abbia detto invece che ultimamente si sta allenando in maniera molto diversa, molto più, come dire, incisiva e molto più, insomma, determinato, fa forse ritenere che forse ci tenga più di quanto magari possiamo aver pensato. Probabilmente. O non pensato. Monica. Allora, all'inizio mi ci ha fatto credere, le prime partite. E io dico che l'egoismo purtroppo non paga in una squadra, in un organico come la Roma. Che è un gruppo. E purtroppo l'abbiamo visto le altre volte in cui è entrato. Magari non è soltanto il possesso palla, è il voler arrivare alla porta a tutti i costi. Anche perché quando tutti noi ci aspettavamo molto di più. Ma lui viene chiesto quello, scusa se mi interrompo, no. Ma è un giocatore a cui è stato chiesto questo, sì, certo, per le sue caratteristiche. Quindi superare, rientrare e tirare, perché il tiro c'era lui. Quindi quando tiene troppo il pallone in attesa di vedere se quel numero lo può fare, purtroppo non gli è mai riuscito. E quindi, siccome delle partite no, quindi dico, siccome non è un problema per me, gli è mancato il coraggio di farlo, giusto, giustamente lui non ha il coraggio eccetera, però invece no, ci vuole il coraggio per provare e riuscire, perché è quello che ti si chiede. Bastano, però, scusa, sei partite per ritrovarlo. Il fatto dei calciatori slavi, che mi perdona, sì, sì, Galli, sì. Che insomma, voglio dire, come dire, non mi piacciono le donne cinesi, cioè che non significa nulla, secondo me. No, secondo me anche. Lamberto. Ma io, guarda, penso che lui non si sia... ti piace quando lo vedi? No, ma lui non sente... Oltretutto c'è un brutto carattere, poi non si è integrato nel gruppo. Carattere. Perché io ieri ho visto, tutti i giocatori sono rimasti al centro per fare sempre... Lui via, se n'è andato via. Per cui c'è qualcosa che non va. Si sente facendo. O si sente a un certo momento messo da parte. Qualche cosa. Perché ha giocato 10 minuti. Io al di là delle persone che c'è stato con l'allenatore, brutto carattere non glielo do. No, però perché è un ragazzo che ha sofferto. Lì ti rapporti in un'altra maniera. Ha sofferto tanto, quindi se tu lo vedi chiuso, non è un discorso
del brutto carattere, ma lui non c'entra si niente sta per tutta la storia di quella più che... di quello che gli sta dando Garcia. Il problema è che non ha personalità, che è diverso. Però è vero che era partito bene, lei diceva giustamente, noi ce lo ricordiamo quando ha esordito, era col Verona, entrò in campo dalla panchina, entrò e dopo 5 minuti fece gol, quindi il suo fu un impatto, se vogliamo, quasi straordinario, perché effettivamente al primo utilizzo, al primo impiego non si è più ripetuto. No, sono state due o tre occasioni, tanto che uno pensava, ecco, arriva lui e risolve la partita. Vedevamo che fosse un giocatore importante. Esatto, infatti ho detto, mi ci ha fatto averlo rubato alla Fiorentina, perché poi alla fine questa è la realtà. Io ero strafelice di quello che succedeva. Allora, dobbiamo... Bello, cercava il Milan. Io quando parlavo degli slavi, non è che intendevo... Io dico, no, c'è una tipologia di giocatori, i Savicevic stessi... No, i Boban, incostanti, cioè giocatori che se non entrano in partita non giocano. Non è semplice. Allora, prima di andare avanti e di mandare i gol nelle ultime due partite, devo ricordare due cose che un po' fanno dispiacere. Intanto c'è un amico di Marco Florio.Roma, Marco il Principe, che se n'è andato domani mattina alle 8 all'ospedale Tor Vergata, ci sarà l'esequie, quindi chi volesse andare alle 8 a Tor Vergata per l'amico che si chiama Santino, che se n'è andato, e nello stesso contempo devo anche mandare un saluto al mio amico Pasquale Di Pippo, al quale è morto più che un amico, un fratello, 38 anni di lavoro insieme, sto parlando del generale Pino Lombardi, che se n'è andato appunto lunedì sera in un incidente automobilistico. Mi dispiace che io poi l'ho conosciuto proprio la sera che se n'è andato. Quindi un abbraccio a Pino Lombardi. Belli de gata, 2-3-4. Il secondo gol è del capitano, a lui mi pare vero, sta consumando tonnellate, chili di pasta, perché poi faremo 2-3-5, 2-3 sentata bellina, chiaramente, mi pare ovvio, ma guardate che bello, 2-3-4. Quando sei venuto 2 anni fa eravamo 201, dico bene, o 211, forse 211, no, perché lui dice 211, io mi fido di lui. Allora, ritorniamo, stai bene Luca Bellini? Meno male, tu stai bene, sì? E voi state bene, ragazze? Le vedo, una classe che non finisce più. E gli Aic, abbiamo detto tutto quanto, quello che invece voglio dire, come la Roma si troverà adesso, potrà pensare all'impresa che sta facendo, per cui andrà a Cagliari con un pensiero differente che potrebbe nuocerle, oppure secondo te ormai Garcia li ha talmente catechizzati tutti che questa rimanenza di campionato, queste 7 partite, sarà soltanto e unicamente grande Roma? Intanto sono, diciamo, sono tutti casati, li vedi? Tutti. Quindi giocare giocano. Non ci piove. Bene. Certo che può capitare una giornata storta per uno, una giornata storta per l'altro, ma come si aiutano in campo. È fantastico. C'è squadra che la ricordi in Serie A, quello che riesce a fare, vale per tutti. C'è una squadra... Nessuna squadra ha mai ricordato la Roma in Serie A, manco quando la Roma era una roba proprio... Questo voglio sentirti dire. Questo voglio sentirti dire. A me quando mi fa così, mi piace. A me mi piace. Sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Antonio, ci siamo sentiti, sono Bruno, ci siamo sentiti giovedì scorso. Salve Bruno, non perda questa buona abitudine, perché porta buono. Tanto fortissimamente Antonio, bello mio. Si è ripreso benissimo da giovedì. Grazie, stavo a ciocchi, se vedeva, eh? Sì, beh, eri un pochino, diciamo, in apnea. Ma colpa sua, diciamo, a ciocchi la campana a ciocchi, a ciocchi la campana sotto. Sto. Beh, perdonami Bru, devi stare attento, ma pure dire, questo. Rischia? Vai tranquillo Bru. No, comunque volevo dire su Lijanić. Sì. La classe è indiscutibile. No, quella si discute. L'ha fatta vedere in diversi modi. Probabilmente, diciamo, ha voluto strappare. Può essere che quella sia una risposta. Anche con un carattere non particolarmente facile, ferreo, saldo, eccetera,
però non credo che la Roma abbia ancora, diciamo, sia entrata nell'idea di disfarsene. Credo che ancora lo seguirà e gli darà altre occasioni. Beh, noi ce la curiamo, perché secondo me è un giocatore che ha sicuramente classe e abilità, ma lui deve far sì che la Roma scelga di continuare a provare con lui, perché per esempio i movimenti, la classe che vedi a un Pjanic è quel qualcosa che vale il prezzo del biglietto, è come quando il capitano tocca il pallone, parliamo di poesia, parliamo di altro, che niente ha a che vedere col pallone. Ed è tutta lì la differenza. Il centrocampo della Roma, quando gioca Strootman, Pjanic e De Rossi, con quei rientri o con quel modo di, diciamo, di andare, e pensa che stiamo mettendo già da parte Nainggolan, già stiamo facendo, sì, ma io credo che loro siano riusciti a fare qualche cosa di incredibile. Non so chi ha unto Sabatini, ma certo è che tutte le cose che ha fatto in questo terzo anno sono state tutte quante una più azzeccata dell'altra, perché non riesco a immaginare un giocatore che non meriti il 7, no? Partiamo da Benassià, parliamo dello stesso De Santis, l'arrivo di Maiconda, qualcuno pensato come se fosse un giocatore ormai arrivato alla frutta, che era venuto tanto per svernare. Invece è un'ira di Dio. Devo dire che tutta la Roma, io non cambierei nessuno della Roma, io, se uno mi dice oggi che fai, no, mi tengo tutti. Beh, prendiamo un altro 2-3 giocatori, ma quelli che ho me li terrei tutti quanti. Adesso tutti gli anni ti viene da dire. Lo so, ma mi è venuto pure nel 2000 a me, sempre, 2001, sempre, sì, ogni volta che la Roma vince io sto lì. Tutti, certo. Poi è stato il grande errore di Sensi, no? Non essersi liberato dal dopo scudetto di costi, però non gliel'avrebbero permesso mai. Già hanno sfornato adesso, figurate. Grazie Bruno. Sì, un abbraccio Antonio. Forte. Un abbraccio, mi raccomando. E fortissimamente Roma, che te rimbombi ovunque dentro casa. Grande Chiara, la stessa domanda. Ma di... la Roma al di là di come sta vivendo adesso le proprie emozioni, dovrebbe comunque andare a Cagliari e pensare che la partita sarà comunque difficile, perché Cagliari già è pericoloso quando viene a Roma. Per ovvi motivi sappiamo che qualche giocatore... Ma non credo, purtroppo... hai ragione quello che stai affermando. Però io per una volta tanto la fiducia che ho nei mezzi della Roma... No, ma proprio credo che ci sono 2-3 categorie per cui per me la Roma, sia a Firenze, sia ovunque andrà, sia a Cagliari, secondo me oggi non c'è storia. Poi il pallone rotondo... Al di là di quello, però bisogna comunque mettere anche in conto questa cosa, cioè che potrebbe essere una partita non facile e che comunque devi partire col presupposto che vai lì e devi giocartela, devi vincere. Ah, certo. Ma devi comunque faticare, che non sarà facile. Non e sarà che facile. Ce la risolva Ljajić. Cioè, ma guarda, sarebbe un colpetto mica da niente. Pronto? Pronto? Lo dico tutte ore. Pronto, Anto? Ah, bello di casa. Senti, io te vorrei dire una cosa su Ljajić. Dai. Vabbè che non ha fatto tutta questa grande stagione, ancora si è ambientato, però la gente si ricorda l'anno prima che la Roma vincesse lo scudetto, c'aveva Assunção, che ha fatto ridere il primo anno, e poi l'anno dopo si è ambientato. Non è che fa lo stesso errore e poi se mangiamo i gomiti poi. Beh, le punizioni di Marcos Assunção, chi se le dimentica? Certo è che magari poteva anche essere un esempio un po' più calzante, più pregnante. Certo che lui però non sta facendo al momento... No, non sta facendo, non gli riesce nulla per farsi, per entrare nelle grazie di Garcia e della gente. Alla gente basterebbe poco, perché ricordava prima Mauro Lamberto, non mi ricordo chi, che quando ha esordito Serpentina e gol, insomma lì lo stadio era suo con tutte le chiavi, amico mio. Questa è la realtà. Ci vorrebbe che lui ritrovasse quella che è il credere in se stesso, nei propri mezzi. Certo, secondo me c'ha 7 partite, poi... Io lo vorrei tenere, ma non so se la Roma è disponibile ad aspettare qualcuno, visto quello che già ha in cantiere. Diventa complicato, no? Attualmente è impossibile, guarda. Quando un giocatore gioca 7, 8 minuti, 10 minuti, che vuoi, dai. Poi non ciccia più, no?
È difficile per me, è difficile. Dovrebbe però anche poi il gioco. Se non lo sai entra, un gol. Poi soprattutto lui è un giocatore che gioca se si sente determinato. È chiaro. Ma diciamo così, non ha capito, perché anche da ragazzini è la stessa cosa. Cioè. Essere determinanti non è che significa che devi giocare 90 minuti. Cioè. Certo 5 non te basta, Altafini giocava 20 minuti, ma essere determinanti non significa che da solo devi essere determinante, ecco, però insomma certo puntavamo più sui suoi tiri e su, cioè quello è stato preso per quello, non è che fa il paragone. Un abbraccio e un fortissimamente Roma che te rimbombi dappertutto. Faccio un'altra cosa, dai, ti piace sta formazione, dai, dimmi. Maicon, sì. E quello che stava all'Inter, come si chiama? Castan, Benadia? No, ne mette uno. Burdì. Santon. Santon. Santon, Pjanic, De Rossi, Strootman e... Aspetta, come si chiama? Nani? Nani è buono, ma costa una barca di soldi, non lo so, non mi piace, non mi piace, è lei. Basta. Un abbraccio fortissimamente Roma, bello di casa. Allora è lei Nani, che ce la fa con Nani? Nani è buono. Ecco, si parlava di Ljajić, cioè solamente Ljajić, per lì Nani c'è quantomeno ci guadagni, però Ljajić è una cosa che io pure prima non ci ho riflettuto. Ljajić è arrivato, non ha fatto la preparazione, è stato l'ultimo giorno di mercato, proprio l'ultimo colpo che ha fatto la Roma. Sì, sì. Ci può sono essere anche quello. Magari non hanno bisogno di... E i giocatori che invece... Secondo te la Roma gliela darà la chance oppure continuando queste sette partite come dice Lamberto? No, guarda, una cosa, Antonio, microfono ce l'hai, Antonio, a terra. Antonio, una cosa, sì. Abbiamo detto di quanto sia stato egoista in tante occasioni, sì. No? Ljajić non gioca magari per la squadra, gioca più per se stesso. Ieri sera Garcia ha usato un'espressione invece proprio a proposito di Adem, come dice lui, questa settimana ha detto, e queste settimane si sta allenando. Lui ha detto con spirito collettivo, ha usato questa espressione, e non so se è un modo per far capire che gioca per conto che magari magari invece sta capendo che deve lasciare quell'atteggiamento un po' egoistico e giocare in modo diverso. E certe volte penso delle cose, anche lui ha cantato le mantellate so delle suore, ma lo cantava in mezzo a loro. Cioè, rendi conto. Quindi io credo a Garcia. No. Che adesso dice questa espressione usata non a questa caso. Trasmissione con i suoi interpreti più depravati. Questa l'hai fatta grave. Vabbè, è spettacolare. Questa è grave. No, infatti non l'avevo detto. Me ne ridevo perché pensavo. Questo non è poi. E taglia e cucina. Io gliel'ho assediata perché non lo leggo più. Ma ha interrotto pure Daniele Galli. No, gli era caduto il microfono. È vero. È lucido come Montecristo quando stava lì. Dai, vai, hai finito? Se l'alternativa è lei e Nani, prendo Nani. Questo ridice un'altra volta. Io adesso ho avvertito, ridite un'altra volta. Vedi, vedete che casca il microfono un'altra volta. Lui ridite, siamo rovinati. Chiara, glielo rimetti. No, è che... Ma che poi un'altra cosa, comunque Ljajić è rimasto... Comunque, il ragazzino semplice che conoscevamo. Cioè, anche nella tifoseria. Non è né fischiato né contestato, non è neanche amato, perché secondo me è rimasto proprio. Che hai detto? Un po' strano. È un ibrido. E dietro va il sipario. Anche dietro il sipario. È rimasto dietro il sipario. Quindi a parte i pochi minuti che ha giocato. Il minutaggio. Ma comunque ha avuto le occasioni, come diceva giustamente Mauro, cioè le ha avute per farsi notare. Non, né nel bene non e nel male ha fatto notare niente di sé. No. Quindi comunque. Io personalmente gli darei ancora una chance, insomma. Forse per questo la possibilità. Anche perché poi non è che è costato ancora... poco, no? È venuto gratis. Si deve sentire le cose che gli fate fare. Sì. Gli scaloni, le munizioni dal limite. Sì. E i calci d'angolo. E quelli gli tira bene. Gli fare fa quelli che sono. Partiamo un pezzetto alla volta. Per me si deve sentire importante per il giocatore. Ho capito. Fatemi sentire male. Attualmente nella Roma non lo è.
No. E lo percepisce. Però può segnare sul calcio d'angolo. La responsabilità è sua, è lui che si è fatto un disparo. Ma adesso non è facile, guardate, voi noi in campo non ci siete stati mai, purtroppo. In campo, meno male. È meno male. Dai, no, quando è così è meno male. Ma lì bisogna stare. No, troppo comodo dire No, guarda che il campo... Troppo comodo. Guarda che il campo... Il giocatore quando... Giochi sempre 5 minuti, 7 minuti, è dura, ma dove vai? Ma il campo è come però, la scusa, ma guarda che il campo però io credo però dobbiamo dare una botta di qua e una botta no, il campo è come la scuola. No, il campo è come la scuola. Siamo d'accordo. Se tu non ti fai notare dal professore o quello che sia, è normale che rimani in disparte, ma è così, non mi puoi dire che io non sono scesa, io sono andata a scuola. Ma la scuola è la stessa identica cosa. Ma hai capito che ti ha tirato fuori? Io sono d'accordo. Io non lo so. Gli è stato un marcaraggio, ma hai capito che cosa ha tirato fuori? Con la Juve ha giocato. C'ha ragione, però. No, da una parte c'ha ragione, nel senso che se tu non ti metti in evidenza, non fai vedere l'impegno, poi diventa difficile. Antonio, è un carattere. 8 minuti, tutti uno è differente all'altro. Uno ha più bisogno di uno, uno più bisogno dell'altro. Tardei si mangia bene. C'ha 34 anni, anche un fatto di maturità. Lei c'è un ragazzino, ma è quello che ma 5 minuti, se uno ti mette in campo 5 minuti e non sei quel pazzo che fai giocare i veri ai mondiali 5 minuti, se lo metti in campo 5 minuti è anche perché hai visto. Sì, sono d'accordo con te. Il ragazzo deve capire alcune cose. L'unico che si è imbriagato, l'unico che si è imbriagato era lui, lo sai. L'ho detto prima, non le ha capite perché ieri dopo la partita è stato l'unico. Sei andato dentro il spogliatoio e hai ragione con i compagni. Allora cioè, spiega adesso la cosa che deve credere di essere più forte di voi. Che è pronto a che fa il giro. Fai il giro pure te e siamo finiti. Allora, tu stai parlando tante belle cose. Quello è l'unico che si è imbriagato quando hanno fatto entrare Rivera 8 minuti. Lui. Ma perché lasciamo perdere. Non sei voglio toccare. E ha detto lasciamo perdere. Lui è l'unico che si è imbriacato, sai? Non erano 8. Sì. 6 minuti. Lui? Perché non mi hanno chiamato a me? Che ancora potevo giocare. Che ti ha fatto quel gol sul 4-3. Tu non è che. Con la finta sembrava a destra. Dai 5 mil... Vabbè, non. È un po' come quando c'è stato un altro qualcuno ha provato con Totti a fare cosa. Sì, ci hanno provato pure. Però Totti magari come al solito li seppellisce tutti. No, c'era un popolo che non lo accetta, mentre a Rivera gli potevano fare quello che gli pareva. L'abbatino, diceva Brera. Beh, non ha reagito quasi nessuno. No. Beh, lì Ranieri a Genova. Che quella fu una Ranieri a Genova. Sì, sbagliò perché insomma far entrare effettivamente a 6 minuti. È stata una porcata per far piombare tutti nella stessa disperazione. L'unico che non aveva responsabilità, quello era proprio Rivera, scusate, ma quella fu una boiata terribile. Tutti e due grandi professionisti sono entrati in campo. Incredibile. Totti è romano, fallo a Panucci, fallo a Panucci quel lavoro là, che scende in campo col ciuccio. Infatti va a fare. Io me lo ricordo quando. E infatti Ranieri quella scelta poi credo che l'abbia ascoltata. Montella con capello dice Amleto, Montella con capello ha fatto quale? Non... Ecco, poi ancora giocato. Tanto Montella adesso, mamma mia. Pure Batistuta, mica di no, ma è sempre stato per me è uno dei più grandi giocatori italiani. Non solo per me, naturalmente. Ovviamente. Però Montella, ecco. Ljajić, Montella. Siete d'accordo? Che c'era abisso, no? Che c'entra? Sei d'accordo anche tu, Bedini? C'entra perché c'è capa. Forse per quello che ce l'ha concesso. Perché ce l'ha concesso? Ce l'ha col cesso. Ce l'ha chi è che ce l'ha col cesso? Col cesso? Tu sai chi ci ha litigato? Tu sai chi ci ha litigato? Non me lo far dire. Ci aveva litigato molto. Perché è arrabbiato? Sempre 0-0? 12-0, chi vince? Vince? Sarò che si stanno a stancare allora, vai. Beh, o di qui o di lì, dico bene. Che volevi aggiungere? No, che io. Tu hai detto quello che volevi dire in maniera esaustiva. Però
credo che sia perché lui ha preso la parola al balzo e io qua gioca a pallone là, se non la prende non capite niente, no, voi ci avete mai giocato vedi se ha avuto il coraggio di guardare Daniele Galli che ancora potrebbe fare la sua sporca figura per una trentina di minuti. Io non ho giocato a calcio ma ho giocato in altri sport e comunque quindi io conosco la conosco come funziona no era per partite capito come siamo messi sono tante guardate sono tante sfumature dai ragione questa sono tante la prima impressione è quella che conta anche a scuola ti fa la domanda se risponde mi si innervosisce siamo a pensiero non dimostri che sei tutto a me è chiaro senza dubbio ma nella scuola lui non lo è naturalmente no non si può fare neanche è tutta un'altra cosa. La cosa più bella di queste 31 partite, secondo voi? Se la dovessi... maglia. Che sì. La maglia. Non lo so. Non lo so. La cosa più bella di queste 31 partite è stato Taddei. Taddei? Sì. Pensavo il capitano, ma va bene. Vabbè, il capitano... Daniele, ah, fuori sta. Fuori studia mia. Che questa squadra ha mantenuto la promessa, che era quella di riscattare quello che era successo un giorno lontano di maggio. Vero. Non sei d'accordo perché non l'hai detto tu? No, perché non l'hai detto tu. Quel giorno. Hai capito? Ma non ne diciamo più. Sono d'accordo perfettamente. Ma hai fatto. Beh, per riscattare quello. Ha fatto, ora famo pure applauso a Daniele Galli. Ma me li devi attivare. No, ma sei lunga, te. Me li devi superare, me devi portare a casa una roba da cucire sul pelo. Ma se ne rubano già hanno fatto. Se me porto. Però siccome effettivamente fu preso un impegno già dall'indomani e c'è chi pensò che fossero tutto sommato le solite parole di sempre. Ecco, almeno esatto, da questo punto di vista però il 26 di settembre non c'è lo so qual è la data no, so perché non stai, ecco. Beh guarda allora, l'abbiamo visto da subito i segnali non c'era l'abbiamo visti Strotto, subito non c'era non c'era Benatia non c'era De Santis non c'era Maicon non c'era Destro chi altro non c'era Gervinho hai detto sì ma che era cambiata non erano loro le dei giocatori simbolo più ancora sì. Secondo me di Taddei per me un giocatore simbolo è il giocatore che adesso non ci sta più di fatto Balzaretti perché è il giocatore che l'ha fatta quella promessa l'aveva allora, detto e non tutti perché nessuno l'ha detto fammi dire che oltre ai giocatori allora poi se c'è veramente qualcuno che da questo punto di vista ha cambiato realmente la Roma, secondo me il tecnico, e allora è già da quest'estate che si era capito che da quel punto di vista si era voltata pagina. E io mi torna in mente l'amichevole di Terni, dove andai fra l'altro, ricordo Garcia, era d'agosto, parliamo del 16-17 agosto, ricordo Garcia al termine di quella partita, se c'era una cosa che non gli andava giù era aver preso quel gol, perché la Roma vinse 2-1, certo. Ma quel gol era una cosa che non riusciva ad accettare. E da allora fino ad oggi è stato per lui, credo, una costante quello no, di non accettare il fatto di prendere il gol di troppo come è stato anche ieri. Il valore non aggiunto, io credo è qualcosa che il valore di più. Sia stato il presidente. Pallotta, sono d'accordo. Perché credo che quando uno dice io prendo sta squadra e faccio di questa strada o di questa squadra una squadra che deve lottare nei prossimi anni lassù in maniera costante, tutti lì americano, capito? Nelle promesse mantenute guarda, io credo che sono stati smentiti l'80% dei nigratori da Roma ma proprio smentiti no, alla grande che si dovevano andare a nascondere da qualche parte ma non lo fa mai nessuno conosco gente che sono 15 anni che ci fa duscatole così sui sensi veramente sento delle cose ignobili gente che te spara addosso senza che c'è un motivo solo per il gusto di essere contro io credo che questa Roma è riuscita invece lei più che noi, più che la gente, è riuscita a farsi amare da tutti quanti perché vedevano una squadra che scendeva in campo e dava il fritto dal capitano all'ultimo delle riserve. Credo che questo sia stato il grande valore aggiunto di questa Roma che lei da sola, come rinata dalle proprie ceneri, ha fatto sì che tutta la gente fosse con lei, perché questa è la grande realtà, come la Fenice chiaramente. Allora, detto questo, abbiamo 5 minuti, io vorrei la tua mano, venga qui signor Piero Mirigliano,
Io vorrei anche quella del mio amico Lamberto Leonardi. Perché vieni qua, vieni qua. Dai la mano sinistra a Stefano. Dai la mano sinistra a Stefano. Che è scambiato il segno. Yeah. Sì, qualcosa del genere. Vieni, tira di su. Sì, perché io credo che quando hai detto che signore, signore, proteggi la Roma. Proteggi la Roma dai tanti nemici, rendila forte, rendila determinata, rendila vincente, perché la Roma, la gente, se lo merita. Grazie. Allora, detto questo, te lo puoi pure andare a mettere, siete, fa la fine con sto microfono. Sempre più al mio. E grazie a Leo. Un saluto, un abbraccio a un grande maestro del giornalismo, Stefano Romita. A un'amica, una collega valente come Chiara Ivone del CorrieregialloRosso.com, del mio amico e collega Daniele Galli del Romanista, grazie per la vostra presenza, al mio amico e vostro amico nonché grande giornalista come Mauro Macedoni, la mia amica che ve lo dico a fare, Monica Cattaneo, no? Quando lei arriva c'è un raggio di sole, lo possiamo dire perché è una ragazza splendida, chi la conosce sa che sto dicendo una grande verità, se continui a parlare faccio ma anche qua mezzo è brutta perché te dà due pezzi, ancora in piedi, io per un momento pensavo, Monica Cattaneo, grazie, Lamberto Leonardi. Posso dire una cosa? Tu puoi dire quello che ti pare. Io dico semplicemente una cosa, io ringrazio Garcia perché ha portato Gersigno qui a Roma. E non so. Perché senza Gervinio. Quello lì, Gervinio, senza quell'uomo lì, la Roma forse non stava qua. Probabilmente. Perché è un giocatore che squadra proprio le difese, le trita. Le squama. Guarda, un grande grazie a Renato Iannini. Non è finita. Grazie chiaramente a loro che ci hanno dato questa dimostrazione, il 10 ne vedremo un'altra. Luca Bedini, a quale abbiamo dato il battesimo per il suo Facciamoci 4 risate, dove? Al teatro? Andrea Daloe. Al teatro Andrea Daloe, dove c'è Fabrizio nella giornata di domani. Dico bene, di sabato sera. Vabbè, mi sono imbrogliato. Un saluto ancora a Marco di Punto Roma. Chiaramente ho ricordato il suo amico Santino. Chi volesse andarlo a trovare domani mattina alla camera mortuaria alle 8 lì all'ospedale del Tor Vergata. E un saluto, lo ripeto un'altra volta, al generale Pino Lombardi che se n'è andato in un incidente stradale lunedì sera. Detto questo, fortissimamente Roma, vi voglio bene, tu che ce canti? L'hai detto, ridillo. Ah, fortissimamente Roma, gente, Amleto, la poesia... bandiere scrollate dal vento e di cuori vibranti ascoltando i canti, sciarpe tese e protese fra le braccia al cielo, cori mai spenti e la voce una sola. Roma, fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola, sei unica per noi. Fortissimamente Roma, ancora più in alto vola, lo so che vincerai. Non ti fermare mai, non voltarti mai indietro, ancora una partita, lo so che vincerai. Ovunque aspra, forte e franca è la tua storia, hai scolpito le tue gesta nella gloria. Roma, fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola, sei unica per noi. Ancora Roma, fortissimamente Roma, ancora più in alto vola, lo so che vincerai. Vittorie facili senza sapore,
non so per te che lotti con vigore, semini ardore e raccogli tanto amore, sulla tua maglia brilla il tricolore. Roma, fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola, sei unica per noi. Ancora Roma, fortissimamente Roma, ancora più in alto vola, lo so che vincerai. Roma, fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola, sei unica per noi. Roma, fortissimamente Roma, ancora più in alto vola, lo so che vincerai. Roma, fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola.